Ciao a tutti, sono Alex dal mondo del barbecue, un negozio numero uno in Italia di barbecue e cucina da esterno, e oggi ci troviamo qui per fare il primo video di una serie che spero durerà parecchio e che è stata abbastanza richiesta da tutti i clienti. Quello che vogliamo realizzare è una serie di video in cui prendiamo le domande più comuni che ci vengono fatte in negozio e le portiamo all'interno di un video. Perché? Perché non sempre certe cose si riescono a spiegare bene a parole, o veramente è molto più complesso spiegarle che non farle vedere. Certe volte un'immagine vale appunto più di mille parole. Oggi quindi andiamo a cucinare una tagliata su un barbecue a gas, facendo attenzione a quei due o tre passaggi importanti che lo differenziano quindi dal classico caminetto e che è importante conoscere al fine di avere un'ottima cottura e farla lavorare nel migliore dei modi. A tal proposito vi ricordo anche dei nostri corsi, abbiamo un programma corsi completo che va dal corso base a quello d'approfondimento e potete trovarli tutti nella sezione apposita del nostro sito www.ilmondodelbarbecue.it. Quello che facciamo in questi corsi non è trasformare le persone in super mega chef, ma al contrario dare tutte le indicazioni che servono per utilizzare i barbecue al meglio, crescere un po' alla volta senza rischiare di mangiare male. Bene, ci spostiamo adesso sul barbecue e vediamo come iniziare. Una cosa importante da capire quando si va a grigliare sui barbecue a gas è che, differentemente dal carbone, qui la temperatura della griglia è molto più importante. Mentre sul carbone abbiamo fin troppo calore che continua a spingere da sotto, quindi la griglia ha sia una funzione appunto di superficie di contatto, ma anche una funzione di supporto della carne sopra il carbone. Col gas è un po' diverso, perché il bruciatore ha una potenza chiaramente fissa che noi andiamo a regolare, ma è fondamentale che la griglia sia molto calda. Nel momento in cui la griglia è a giusta temperatura e noi andiamo a mettere la carne su di essa, togliamo temperatura alla griglia, quindi il bruciatore quello che deve fare è semplicemente compensare quella che è la temperatura che ci viene tolta dalla carne. Se il bruciatore sta lavorando troppo forte, rischiamo di avere tante fiammate, perché il diffusore, quindi il coppo che troviamo sopra la fiamma per evitare appunto che i grassi ci caschino direttamente sopra e che aiuta a diffondere il calore in tutta la camera, diventerà incandescente, creando dei fenomeni di autocombustione del grasso che quindi inizierà a sfiammare. Al contrario, se la griglia è troppo fredda avremo l'effetto bollito della carne, questo perché, come in padella, se la superficie non è già abbastanza calda, quando la carne va appunto ad appoggiarsi, estrarre energia ed estrarre calore dalla griglia, la temperatura finale a contatto sarà troppo bassa e impedirà la formazione della crostina che tanto amiamo. Cosa bisogna fare quindi? Prima di tutto accendiamo il barbecue, diamoci del tempo, quindi accendiamolo un po' prima. Non serve sparare subito i bruciatori a manetta, questo perché la fiamma andrà chiaramente a produrre un sacco di calore, però quest'aria calda uscirà tutta dal coperchio. Le griglie hanno bisogno di un po' di tempo, quindi quello che facciamo adesso è ad andare ad accendere i bruciatori in questo modo, uno e due. Teniamo i due centrali accesi. Adesso lo tengo un po' alto, coperchio aperto. Questa fase è importante perché, se abbiamo delle perdite di gas, in questo caso il rischio è quello chiaramente di avere delle detonazioni, quindi lo accendiamo sempre a coperchio aperto, teniamo un po' al massimo. Ma adesso quello che faccio è andare ad abbassare la fiamma poco più su del minimo e chiudere il coperchio. In questa fase la temperatura del coperchio chiaramente non mi serve per cucinare, però mi dà un'indicazione molto chiara di quanto si sta scaldando l'ambiente. Tenete presente una cosa: se è vero che è importante avere le griglie sui 200-220 gradi a contatto per avere una bella rostitura, è anche vero che la temperatura che vedete qui sopra indica quello che è la temperatura dell'aria calda che sale, quindi il barbecue arriverà subito a temperature molto alte. Ci vuole comunque un po' di tempo perché le griglie si scaldino, diversamente per quanto riguarda la cottura in diretta, dove invece l'indicazione del coperchio è proprio relativa alla temperatura di cottura. Nel frattempo che il nostro barbecue si scalda e che le griglie diventano ben calde, quello che facciamo è andare a trattare la carne, e con la magia dei video, bam, eccoci qua. Quindi abbiamo detto la classica domanda: una tagliata di manzo, in questo caso è un codone senza il grasso, la picagna, però è uno dei tagli che vi capitano più spesso. Andiamo a condirla con un po' di sale e pepe della Lens, una selezione di 16 pepi, quindi 50 e 50, e sale. Questo perché un'altra delle note più classiche è sempre: voglio che la carne sappia di carne. Ora, come detto più e più volte, i rub non servono per cambiare il gusto della carne, ma per arricchirlo. Però ci sta che per un approccio molto tradizionale andiamo a condire solo con sale e pepe. Quanto? Una buona quantità, ma senza esagerare. Per prima cosa andiamo a mettere un pochino d'olio, questo perché
sia per aiutare il rub, quindi le spezie, il sale, il pepe che abbiamo detto ad aderire meglio, sia perché in questo modo il calore si distribuirà una volta in griglia in maniera più uniforme, aiutando la formazione di una crostina su tutta la superficie. Un'altra cosa molto importante è che l'utilizzo di oli di origine vegetale aiuta a prevenire la formazione di elementi cancerogeni qualora andiamo a fare le classiche bruciature nere. Ecco, a quelle bisogna fare un po' di attenzione, ragazzi. Andiamo al rub, una bella agitata in modo tale da rimischiare il tutto e cospargiamo. Ricordiamo che è principalmente sale e pepe, quindi va bene essere abbondanti, ma non dobbiamo impanare la roba. Ecco qua, da un lato. Adesso aspettiamo qualche minuto in modo tale che i liquidi stessi della carne ci idratino il sale e facciano in modo che tutto il rub rimanga ben aderente. Poi andiamo a girare e fare altrettanto l'altra parte. È arrivato il momento dell'altro lato e anche qui aspettiamo i nostri 5 minuti. Bene, adesso alziamo i nostri bruciatori, aspettiamo che la temperatura salga. Quindi abbiamo alzato a manetta in modo tale che le griglie arrivino veramente a essere calde. Nel frattempo prendiamo il nostro termometro, altro accessorio fondamentale, in questo caso Meter, l'unico termometro totalmente wifi che c'è attualmente in commercio. Quindi abbiamo la basetta, in questo caso trasmette al telefono e riceve dalla sonda, che ha due sensori, uno in punta per l'interno della carne e uno posteriormente per la temperatura della camera. Quindi questo lo teniamo vicino al barbecue, in questo caso non si attacca anche se è magnetico, perché il bull è fatto tutto quanto in acciaio inox e non è magnetico. Quindi prendiamo il nostro meter e andiamo ad inserirlo nella carne, bene fino in fondo, fino a dove c'è il segnetto, lo vedete qua? Ecco qua. Bene, dentro. Questo possiamo anche tenerlo in griglia, l'unica cosa a cui fare attenzione è che la parte del bulbo non venga esposta a fiamma diretta, perché altrimenti potrebbe superare la temperatura di tolleranza e danneggiarsi. Non vi preoccupate, perché se questo accade il telefono inizia a suonare come un pazzo ed è difficile ignorarlo. Ecco. Quello che andiamo a fare adesso è chiaramente avviare la nostra app Meter. Lo abbiamo connesso tramite Bluetooth, quindi il tempo utile che vada a connettersi alla basetta, eccolo qua. Abbiamo già la temperatura interna, è cruda, fa 12 gradi. Quello che facciamo a questo punto è andare a selezionare la nostra temperatura target, quindi imposto obiettivo, selezioniamo il manzo, abbiamo tutti i vari tagli come vedete, non esiste chiaramente il taglio tagliata, quindi quello che andiamo a fare è selezionare il controfiletto come lo vogliamo. A noi va benissimo media al sangue, lui suggerisce 55-59 gradi, quindi dà un'indicazione a 57, noi la tiriamo un po' più giù a 55, avvia la cottura, chiaramente ci dà tutte le indicazioni del caso, anche qui di nuovo avvia la cottura, avvia e partiamo. Bene. Allora, il barbecue è super caldo, qui indica più di 260 gradi. Ricordo che è abbastanza normale perché abbiamo due bruciatori al massimo proprio sotto il termometro, quindi il calore sta andando a sbatterci proprio contro fortissimo. Quindi cosa facciamo? Apriamo il coperchio, la griglia è già molto calda, la nostra carne è oliata, prendiamo la pinza, si può fare anche a mano ma ci si sporca tanto di più, e andiamo a metterla in griglia. Ora, quanto tempo? I famosi 5 minuti per lato, 6 minuti per lato, 2 minuti per lato? Correttamente dovrei dirvi che dipende dal taglio della carne, qui è un po' più spessa, qui un po' più sottile, dipende a che temperatura vogliamo tirarla fuori, dipende da quanto grasso c'è fuori, ma soprattutto dal peso e dalla dimensione, quindi lo spessore. Questa noi partiremo circa con un 6 minuti per lato, dove so già che la carne sarà ancora un pochino indietro, però intanto ci si dà un po' di riferimento. Cosa molto comoda, il telefono, potete impostare un timer, aiuta sempre, o come in questo caso un termometro con l'app che vi permetta di monitorare tutto e utilizzare quello che è il digitale, quindi tutte le tecnologie più moderne per aiutarvi nella cottura e non sbagliare mai. Partiamo quindi con la nostra bella bistecca un po' oliata, il meter da questo lato, quindi cerchiamo di tenerlo un po' fuori dalla fiamma, ed eccoci qua. A questo punto sentite già che rumorino, abbassiamo un po' la temperatura, questo proprio per evitare che i diffusori si surriscaldino, e lasciamo che vada. Bene, a questo punto lo giriamo di 90 gradi per lasciare i classici rombi, vedete qui sta scaldando molto bene, il calore spinge fuori dai diffusori, quindi abbiamo la griglia che ci sta facendo la crosta a contatto, ma il resto del calore che passa sotto, e soprattutto i diffusori non sono incandescenti, così non avremo fiammate, la nostra cottura sarà costante, lo sentite anche a orecchio, una musica leggera e costante. Bene, è arrivato il momento di girarla, ma prima la sposto leggermente qui, qui la griglia è spenta, quindi non abbiamo nessun tipo di problema. Spazzolata le griglie prima di riposizionarle, questo per evitare che i residui si attacchino e la bistecca si attacchi a sua volta. Ecco qui. E a questo punto vado a girarla
però mettendola in una parte di griglia un po' più bassa in modo tale che sia rimasta ben calda. Sono passati circa 7 minuti, questo è quello che ci sta dicendo il meter, quindi visto che la carne è abbastanza cicciotta ci vorrà un po' più del previsto. Adesso gli diamo altri 7 minuti così, avendo attenzione a metà cottura di tirarla gli altri 90 gradi. Bene, adesso andiamo a dargli un'altra girata, sono passati altri 7 minuti, guardate che bella crostina che si sta formando. Questa è una parte importante, non è vero che la bistecca va girata solo una volta per lato. Se necessario continuiamo a girarla in modo tale che la crosta si formi in maniera corretta. Questa è la parte goduriosa. Adesso l'abbiamo rigirata per finire di formare la crostina. Il meter ci dà ancora un tempo indicativo di 12 minuti. Se vogliamo accelerare un pochino, visto che ormai la crosta l'abbiamo fatta, quello che facciamo è chiudere il coperchio. Mi raccomando, se rimanete in cottura diretta col coperchio chiuso, non abbandonate il barbecue, perché in questa fase potrebbero partire dei piccoli incendi, delle piccole fiammate, ed è fondamentale che voi siate qui. Ricordate soprattutto che il coperchio in questo caso erroneamente viene considerato un metodo per evitare le fiammate. Certo, riduce un po' il fumo e aiuta a tenere la temperatura bassa, ma se avete della carne molto grassa che sta andando a colare sopra il bruciatore, avete solo due opzioni: o abbassate la fiamma oppure lo spostate in cottura in diretta. A proposito, se volete sapere qualcosa di più sulle bistecche, attualmente online sul nostro sito ci sono ben due corsi dedicati, uno sulle regine della griglia, quindi le bistecche della lombata, l'altro invece sarà sulle bistecche alternative, quindi tutti i tagli più poveri e meno conosciuti. Sono costretto ad interrompermi perché il meter mi sta segnalando che mancano 5 minuti alla fine della ricetta, quindi quello che devo fare è andare a controllare la carne. Eccola qua, come vi avevo detto abbiamo accelerato un pochino i tempi, la crosta è veramente molto bella, gli diamo un'altra giratina, attendiamo un po', fra poco il meter mi darà indicazione di tirar fuori la carne e lasciarla riposare un pochino. Se non faccio niente il termometro continuerà a suonare per i prossimi 5 minuti, altrimenti premo sulla notifica che appare in alto ed ecco che tornerà a suonare solo quando ci sarà qualcos'altro da farmi sapere. Ed ecco qui, siamo arrivati a target e il nostro meter ci dà la notifica e ci dà l'indicazione di rimuoverlo dal fuoco. Sentite quanto forte suona il telefono. Quello che vi dicevo prima, quando il meter ha delle indicazioni davvero importanti da farti sapere, non ti preoccupare, trovo modo di avvisarti. Rimuovere dal fuoco ed eccola qui, sta qui e riposa. Bene, finché la nostra tagliata si riposa andiamo a prendere il nostro set di coltelli griller, dove troviamo tre coltelli diversi, eccoli qua, un classico trinciante, un disosso e un piccolo coltello seghettato che torna molto comodo per il pane, per le verdure e anche per le croste più croccanti. Mancano ancora 3 minuti, quindi cosa facciamo? Semplice, ci prendiamo un po' cura del barbecue, è ancora caldo, questo è il momento per dare una bella spazzolata alle griglie e rimuovere tutto il residuo di cibo più grossi. Ora, questo è importante farlo a griglia calda, soprattutto se abbiamo una griglia in ghisa. In questo modo andiamo a togliere tutti i residui, facciamo finire di bruciare tutto il grassetto che rimane sopra di cottura, che ci aiuta a creare la patina protettiva per la ghisa. Nel caso dell'acciaio possiamo anche tranquillamente usare sgrassatori. Quello che faccio adesso è spegnere il barbecue, lasciarlo possibilmente anche a coperchio aperto, lo faccio raffreddare un pochino e quando è sufficientemente freddo da poter essere toccato vado a rimuovere da sotto tutte le parti del grasso in eccesso. Se riesco anche una bella pulita ai diffusori alle griglie, molto importante questa piccola fase di pulizia ogni volta perché è quella che vi garantisce una lunga durata del barbecue, la possibilità di utilizzarlo subito senza tanto doverlo ripulire la volta successiva, ma soprattutto vi aiuta molto a garantirvi la massima sicurezza senza rischiare fiammate, incendi strani, formazioni di muffe o semplicemente che i materiali vadano ad usurarsi più del dovuto. Ottimo, ora che la cottura è terminata andiamo a togliere il nostro meter, attenzione che è ancora caldo. Cosa molto interessante del meter è che possiamo tranquillamente metterlo anche in lavastoviglie. È molto importante tenerlo pulito perché qui abbiamo il sensore che quindi deve essere pulito per trasmettere correttamente e qui stessa cosa per rilevare. Adesso gli do una pulitina al volo, lo rimetto dentro la basetta e lo lavo poi dopo. È giunto il momento del taglio, quindi speriamo di non fare un macello. Vediamo com'è venuta questa cottura. Abbiamo detto, volevamo un medio al sangue, vediamo se il meter ci ha dato le indicazioni corrette. Eccoci.
Beh, direi che la cottura l'abbiamo assolutamente centrata. Lo vedete, è un bel rosato, non è troppo sanguinolento. Abbiamo la nostra crosta bella croccante e super profumata. Ricordo che abbiamo utilizzato un rub 50-50, quindi sale e pepe, molto 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 semplice. L'abbiamo cotta fino alla temperatura interna di 55 gradi utilizzando il meter su barbecue a gas. Modalità semplicissima, crosta da una parte, crosta dall'altra e se serve un po' di cottura in diretta. Come servirla? Aspettate un secondo. Ed eccoci qua, possiamo servirla così, con due pomodorini leggermente infornati, un po' di insalatina, un filino d'olio crudo e ragazzi, buon appetito! La nostra tagliata è finita, non ci resta che mangiarla. Come avete trovato questo video? Ne volete ancora? Avete qualcosa da suggerire? Qualche cambio da fare? Come vi dicevo, è il nostro primo esperimento, però abbiamo veramente tante 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 cose da raccontarvi e da buttare in griglia. Vi ricordo quindi che su www.ilmondodelbarbecue.it potete trovare il barbecue, potete trovare il termometro, la pinza, i coltelli, i taglieri, le spezie, le salse, quindi tutto quello che serve perché le vostre grigliate siano un successo. C'è anche una sezione dedicata ai corsi, sia da quelli base che quelli un po' più avanzati, in cui potete trovare le date disponibili e prenotarvi per venire ad imparare qualcosina, spero insomma. Per oggi è tutto, dal mondo del barbecue noi vi salutiamo, prima che si raffreddi, alla prossima, ciao!